ricordo più pregnante, più sentito è quello proprio del primo anno, perché comunque io non avevo fatto mai la Serie D e ritrovarmi in quel tipo di campionato, no, mi ha fatto riscoprire un calcio più autentico, più genuino e mi ha riportato un pochino agli stimoli che si devono avere per conquistare sempre qualcosa di più. Quindi è stato un momento importante e significativo della mia carriera. Qual è stato il momento chiave di quella stagione, secondo lei? Ma la chiave più importante della stagione, avevamo il Parma che aveva fatto una campagna acquisti importante a gennaio e fatto una partita in casa al Sant'Elena, perdevamo 2-0 contro questa corazzata che aveva creato il Parma a gennaio, la rimontammo 2-2 con grande carattere e da lì ho capito che quella squadra non si sarebbe mai arresa. Come sarà il suo Brescia invece, per tornare all'attualità un po'? Diciamo che il mercato che l'estate dava i pronostici al contrario, un Venezia giovane che doveva affrontare questo campionato e un Brescia esperto avrebbe dovuto mantenere i favori del pronostico. Quindi un campionato molto difficile, io dico un campionato che ricomincia ogni giornata perché di solito fino alla fine ci sono quasi tutte le società sono ancora, le squadre sono tutte impegnate ancora fino all'ultima giornata per i rispettivi obiettivi. I veneziani c'è un rapporto schietto, sincero, aperto e in definitiva li abbraccio tutti perché mi hanno dato tanto calore quando ero qui, quindi un abbraccio sincero a tutti i tifosi di Venezia.